Tragico ricordo della seconda guerra mondiale, dei bombardamenti e delle corse verso il rifugio. Non uno dei tanti rifugi cittadini nella rete di gallerie scavate sotto i principali colli della città, prima dall'Austria, poi dall'Italia, che di recente ho potuto visitare. Ma quella piccola cavità nella roccia che si trovava nella nostra campagna e che usavamo come ricovero antiaereo. A questo rifugio è legata la nostra vita. Ci siamo salvati non perché protetti dal rifugio, ma perché non facevo in tempo a raggiungerlo. L'allarme era suonato in ritardo e noi ci riparavamo nella stalla, dove c'era la capra e l'asinello che tremavano, come noi, per il fervore degli scoppi. Una bomba cadde proprio sul rifugio, non molto distante, sventrandolo. Buonasera a tutti. Grazie per essere venuti e intervenuti a questo secondo incontro, potrebbe essere il terzo quest'anno, perché abbiamo iniziato parecchio tempo prima con gli armeni, poi l'altra volta ci siamo avvicinati alla Bosnia e adesso ci avviciniamo all'Istria. Questa sera noi, grazie al professor Dionisio Simone, potremo veramente rivivere momenti bellissimi, ma soprattutto partecipare alla vita meravigliosa di un popolo ricco di storia, cultura e sentimento. Prima di tutto vorrei ringraziare questo meraviglioso violinista e il pignataro, un ragazzo meraviglioso, un ragazzo che con la sua musica ci ha immersi in questo primo incontro, in questo incontro, cioè io chiamerei incontro dell'anima, incontro del cuore, incontro della famiglia. E l'artista Pignataro ha saputo veramente cogliere con la scelta delle musiche quello che noi volevamo rappresentare, indicare. Mi siedo perché sono, diciamo, ultimo in tutto questo consesso e vi presento i miei amici, Valeria Nardulli, che tutti conoscete, che ci renderà partecipi proprio attraverso le immagini, attraverso le sue parole ricche di sentimento e di arte, dell'Istria e del popolo che ha abitato questa sera. Tra il professor Leuzzi, che ci introdurrà invece nella storia di questo popolo e anche nel dramma di questo popolo, e infine daremo voce al sentimento attraverso le parole di colui che ha vissuto in primis questa situazione, perché è nato in Istria, Dionisio Simone. Grazie. Microfono, arriva bene la mia voce? Sì. Buonasera a tutti, e ho pensato di introdurre questo mio percorso visivo con un'immagine dell'Istria vista dall'alto. In particolare un cuore rosso, definito così anche per il colore delle bacche che caratterizzano tutto quanto il territorio e che sembra un cuore insanguinato. Il termine pola sarebbe a significare
città degli esuli. Secondo anche alcuni storici, come mette in evidenza il professor Simone, città di acqua, quindi con delle fonti d'acqua. E in ogni caso una città nella quale si è verificato nel 1947, il 20 marzo, l'esodo in massa. E vicino al simbolo della città di Pola, l'arena, e in questa fotografia vediamo proprio i carri degli esuli che si riunirono davanti al simbolo della loro città per imbarcarsi sul piroscafo Toscana, e poco più di 3.000 abitanti rimasero nella città di Pola. E pian piano videro scomparire dall'orizzonte l'arena, simbolo, monumento, alla quale erano invece molto attaccati. È un anfiteatro che ha una particolarità. Innanzitutto fu costruito dal primo secolo avanti Cristo fino al primo secolo dopo Cristo al di fuori della cinta muraria, e quindi risulta essere ben visibile dal mare. Ed ha delle caratteristiche di anfiteatro romano, in quanto costruito su di un alto podio, ma anche di anfiteatro greco, poiché è stato sfruttato il declivio naturale. E infatti, se da un lato, dal lato verso la città, c'è la presenza di tre ordini, come vedremo tra poco, dall'altro lato invece abbiamo un ordine, una quantità di ordini inferiori. Un'altra caratteristica: non si tratta di un anfiteatro che ha una pianta ellittica, ma ha una pianta ovale policentrica, esattamente con 8 centri che permettevano una visione notevole a tutti quanti gli spettatori, che si sentivano letteralmente coinvolti negli spettacoli che venivano allestiti. C'era anche una immane cavea, delle enormi gradinate, che erano divise in due meniana, ovvero in due settori, che come potete notare dall'immagine arrivavano fino alla fine del secondo ordine architettonico. E la particolarità anche di questo anfiteatro è che ha conservato gli ingressi monumentali, i vomitori, le aperture di enorme grandezza, che servivano proprio a far sì che i visitatori, gli spettatori, potessero uscire numerosi. Sostanzialmente è un anfiteatro che ha delle caratteristiche dei monumenti romani, perché al di sotto delle gradinate erano previsti numerosi ambienti, quindi anche locali, luoghi di aggregazione. Al di sotto dell'arena vi erano gli ambienti sfruttati per collocare le carrucole o le grandi scenografie che servivano per i giochi gladiatori o le naumachie. In particolare, l'ordine architettonico adottato in questo monumento è l'ordine tuscanico. Le sene tuscaniche sorreggono degli archi a sesto, a tutto sesto, e nella parte superiore invece sono ben visibili delle finestre architravate, sopra le quali, anche in questo caso, così come avviene nell'anfiteatro Flavio, è collocato il velario, ovvero dei pali lignei sui quali venivano poi collocate delle enormi vele che servivano per proteggere gli spettatori in caso di pioggia o di sole eccessivo. Sono anche delle lesene fortemente pugnate, fortemente a rilievo, in quanto è stato tutto realizzato in pietra calcarea con materiale preso dalle cave vicine. Fu realizzato da Augusto, ma fu ampliato dall'imperatore Vespasiano. Gli storici riportano che realizzò questa enorme struttura, l'Ampio, per ringraziarsi una sua amante del luogo.
Nel XV secolo, purtroppo, l'anfiteatro diventò una vera e propria cava. Fu spogliato dagli elementi decorativi e naturalmente situazioni analoghe, che come sapete si verificò a Roma per l'anfiteatro Flavio, e addirittura nel XV secolo avrebbero voluto smontarlo pezzo per pezzo per ricomporlo a Venezia. Ma per fortuna un senatore, Gabriele Emo, si oppose naturalmente a questo disegno e per fortuna l'anfiteatro rimase a Pola. E in questo caso ho pensato, proprio per rifarmi anche un po' quello che vi ho appena detto, ovvero alle spogliazioni, di presentarvi questo rilievo del leone simbolo di San Marco, che pensate, da Pola fu trasferito nella chiesa di San Marco al Porto a Venezia. Quindi il nostro territorio italiano è ricco di frammenti, di sculture che provengono da questo luogo. E in questo luogo sorgeva, lì dove ancora oggi è la piazza principale, il foro. Un foro che era anche strutturato con un enorme portico che naturalmente circondava per tre lati la piazza, con la basilica nella parte alta, nella zona nord, nella quale veniva amministrata la giustizia, e tre templi, il maggiore dei quali, quello centrale, era dedicato alla triade capitolina. Era un tempio con un profondo pronao, decastilo, ovvero con 10 colonne sul fronte. Ed era poi ai lati circondato da altri due templi, il tempio di Augusto e il tempio di Diana. Purtroppo il tempio di Diana è stato in parte demolito, e infatti vedete visibile soltanto la parte posteriore del tempio di Diana nel palazzo comunale, che fu realizzato già in epoca romanica, ma poi fu ingrandito nel 1526 e infatti presenta degli elementi, una commistione di elementi romanici e rinascimentali, e sono anche molto interessanti i rilievi che sono visibili sul paramento murario, un telamone, una sirena, un cavaliere, che evidenziano come siano tutti materiali che sono stati naturalmente assemblati e che provengono da edifici differenti. E si è conservato invece integro ed è stato restaurato il Tempio di Augusto, un tempio tipicamente romano perché realizzato su di un alto podio, si accedeva, come è ben visibile, da una scalinata centrale, realizzato anche con in ordine corinzio, e nel timpano del frontone non vi erano decorazioni, era un timpano liscio al centro del quale vi era una scritta dedicatoria in bronzo in onore di Augusto. E un po' girando per tutta Pola sono visibili dei resti di, naturalmente, del periodo romano. Vedete, in queste mura si notano dei rocchi di colonna oppure anche dei bassorilievi. Un altro centro molto interessante è Nesazio, un centro che fu naturalmente conquistato dai Romani nel 177 a.C. e gli storici riportano che il re del luogo, per non soccombere ai Romani, preferì uccidersi. Era comunque già in epoca precedente alla conquista romana un castelliere, ovvero una località nella quale si era realizzata una struttura difensiva. I Romani invece realizzarono un vero e proprio castrum, che però non raggiunse l'importanza che ebbe Pola, che fu invece ingrandita e fu naturalmente anche arricchita da numerosi altri monumenti e arredi tipici naturalmente della Renovata, come è visibile, come è evidente in questo arco dei sergi, particolarmente leggiadro e realizzato proprio per la commissione di Silvia Polla, che apparteneva alla famiglia dei Sergi. E vedete come è particolarmente interessante la decorazione, le colonne corinzie, rudentate, con rilievi che evidenziano delle nicrei, delle ghirlande, delle cornucopie.
quindi una decorazione particolarmente elegante e ricercata. La porta urbica, in ogni caso più antica ancora, è questa, dedicata ad Ercole, che poi è stata inglobata nelle mura di età medievale e che riporta ancora oggi nella chiave di volta l'immagine di Ercole con l'attributo iconografico, la clava, ancora la porta gemina del III secolo d.C. Ma uno dei ritrovamenti più interessanti nella zona, tra l'altro, della chiesa di Santa Maria Formosa è stato quello relativo ad una casa romana. Nell'atrio di una casa romana è stato ritrovato un bellissimo mosaico pavimentale in opus tessellatum, decorato con meandri, con esaguni, e nella parte centrale con un episodio, il sacrificio di Dirce. Dirce che viene legata ad un toro e viene così sacrificata dai figli di Antioma. Certamente uno dei monumenti più interessanti, la chiesa di Santa Maria Formosa, della quale però non rimane che questa cappelletta. Ho pensato un po' anche al titolo di questa chiesa, al cantico dei cantici, Nigra sum sed Formosa, perché in realtà, vedete, all'esterno non era particolarmente ricercata nella decorazione, ma lo era invece all'interno, secondo le caratteristiche che hanno poi le chiese del territorio ravennate. Il committente di questa chiesa fu Massimiano, il vescovo Massimiano, uno dei pupilli dell'imperatore, che lo ricorda Giustiniano, nel mosaico di San Vitale a Ravenna. Vedete anche la planimetria della chiesa di Santa Maria Formosa era particolarmente ricercata, quindi era una chiesa trinavata con il diaconico e la protesi, ovvero questi due locali laterali, e poi altre due chiesette a pianta a croce latina, di cui rimane soltanto una. Erano due, una dedicata a Sant'Andrea e l'altra alla Madonna del Carmelo. E dobbiamo immaginarcela così. Questo è l'interno invece della Basilica Eufrasiana, che presenta numerosissimi mosaici, un bellissimo cibolio che era ugualmente presente nella chiesa di Santa Maria Formosa, nella quale rimane soltanto questo frammento di mosaico nel quale era raffigurato un Cristo in verme con un santo barbuto, forse Sant'Andrea. Da quella chiesa provengono questi plutei decorati con questi orbicoli, questi capitelli a doppio canestro e delle colonnine che non si trovano più nella chiesa ma sono state trasportate, pensate, a Venezia. Sono nella Basilica di San Marco e decorano il cibolio dell'altare maggiore della Basilica. Guardate l'iconografia, è particolarmente interessante perché al posto di Cristo in croce è evidente un agnello. Quindi si tratta di un tipo di iconografia pre-iconoclasta che è molto interessante e provengono proprio da Pola. Un percorso un po' nel tempo, Pola si è arricchita anche di altri monumenti tipici della secessione viennese, come in questo caso il mercato che risale appunto ai primi del Novecento ed è stato realizzato in puro stile Liberty. Ho voluto però dare anche uno sguardo al territorio e mostrarvi l'immagine di una spiaggia come quella nella quale si recava il professor Simone con tutta la famiglia, che ha gli stessi colori del territorio poi di Polignano, nel quale la sua famiglia si è stanziata. E ho voluto infine concludere con delle altre costruzioni tipiche del territorio istriano, le casite, che sono tanto simili ai pagliai del nostro territorio pugliese e avevano la stessa funzione, erano dei ricoveri per i contadini. In primo piano due mus, due asinelli, come il Nino, l'asinello che apparteneva alla famiglia del professor Simone, parecchio testardo, che la nonna faticava anche a far camminare molto spesso.
ancora, ancora saremo lietati dalla musica di Francesco Maria Pignataro. Prima ricordavo solo il cognome, avendo avuto suo fratello come alunno, ora mi sono ricordata anche il suo nome. Bellissimo. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari, telefono 080 473 10 35. Mi fa piacere di rivedere costantemente. Analisi infanzia, dermocormesi, fitoterapia, omeopatia protesica, sanitaria, celiachia, diabete. Fare l'amore. Farmacia Mangiolino, dottoressa Antonia, via Cesare Battisti 155 a Mola di Bari. Il telefono 080 473 10 35. Ma che piacere all'improvviso, accendo piano il tuo sorriso. Però ecco, vorrei innanzitutto dire che
l'aspetto importante è il recupero della memoria, che troviamo in questo volume, le parole nostre, perché quando organizziamo questi eventi spesso poi ci sfugge l'aspetto, diciamo, più significativo e più importante, ecco, dell'operazione che oggi il professor Simone, Dionisio Simone, ci ha voluto rendere partecipi, e partecipi di una situazione che si riflette nell'intera realtà, non solo italiana ma europea. Allora io vorrei partire da cose semplici. Noi abbiamo dimenticato che cos'è stata la guerra, quale devastazione ha provocato la guerra e quale devastazione hanno provocato i nazionalismi del secolo scorso, i nazionalismi della prima metà del Novecento, quanti muri e quante situazioni nel tempo, cioè questi nazionalismi, hanno determinato. Dico questo perché so sentire dalla televisione che l'Austria alza un muro e che ogni paese europeo ben florido cerca di guardare solo a se stesso, no? E si parla di nazionalismo come se fossero, diciamo, non solo all'ordine del giorno, ma addirittura si mettono da parte conquiste, la libera circolazione delle persone, la circolazione libera delle idee, degli studi, della ricerca, cioè come delle merci addirittura. Sono cose incredibili. Allora il professor Dionisio Simone ci ha reso partecipe di una memoria di cui è stato protagonista in prima persona, per cercare di far capire che cosa rappresenta la perdita per italiani che vivevano in una dimensione di confine. Perché quando parliamo di queste cose si ha la percezione che in questo caso i profughi non fossero italiani, no? E noi abbiamo la percezione che questa cosa non ci riguarda, è una cosa che sta lontano da noi. Poi pensate che in poco tempo le guerre del fascismo, quindi con l'alleato nazista, hanno determinato una situazione incredibile in Europa, una quantità innanzitutto di guerre. Pensate che l'Italia fascista ha iniziato a fare la guerra a un paese che non poteva manco difendersi, con l'Etiopia, e poi ha continuato con la guerra di Spagna, poi addirittura abbiamo invaso l'Albania, e poi incredibile, con la seconda guerra mondiale abbiamo attaccato la Grecia, invaso la Jugoslavia. E alla fine di tutto questo, nel filmato c'è una data che a molti, voglio dire, è estranea, persino a chi sta nella scuola, agli studenti, eccetera. Il 1947, il 10 febbraio, quindi il 10 febbraio è una data tremenda, terribile, perché l'Italia, ecco, perde le conquiste dei nazionalismi, dei fascismi, perde l'impero. E a pagarne le conseguenze, sono italiani che magari vivevano da molto tempo, che si sono trovati coinvolti, voglio dire, nei conflitti, negli odi, perché quando parliamo di guerra e quando parliamo poi delle conseguenze della guerra, dei profughi, rifugiati, eccetera, tenete presente che cosa c'è alla base. Pensate all'Italia che varia le leggi razziali, prima nei confronti dei neri. I neri non dovevano mischiarsi, voglio dire, con gli italiani, eccetera. Poi addirittura con gli ebrei, poi dichiariamo che gli slavi sono inferiori, che sono inferiori anche greci, albanesi e via di seguito. E a pagare le conseguenze, pensate, a pagare le conseguenze sono gli italiani che vivevano in pace nelle colonie, d'oltremare,
pensate a Corfù, ma pensate alle isole vicino alla Grecia, a Rodi, a Nero, eccetera. Poi gli italiani che stavano in Egitto, e gli italiani che avevano dato un grande contributo, voglio dire, allo sviluppo di quella realtà, perché erano artigiani, chissà quanti molessi. C'è stata un'emigrazione fino all'800, fino al 900, quanti molesi ricchi, voglio dire, di esperienza, marinai, pescatori, artigiani, eccetera, hanno poi creato, voglio dire, anche ricchezza in questa realtà. Ma i nazionalismi hanno azzerato tutto. E pensate, hanno costretto alla fuga. Addirittura un'intera area dove gli italiani da tempo, soprattutto sulla costa, erano stati protagonisti di uno sviluppo artistico, di uno sviluppo culturale antico. Allora il professore Dionisio Simone ci ha aiutato con questo libro a recuperare innanzitutto una memoria linguistica. Cioè ha aiutato la sua comunità. Ha compiuto un'operazione rivolta a sé e alla sua famiglia, innanzitutto, no? Ma poi a tutti gli altri che si sono trovati in queste condizioni, dove si è negato persino la possibilità di poter esprimere in maniera naturale il dialetto e la lingua. L'italiano per me è una lingua straniera, io ho parlato prima di dialetto in famiglia, del dialetto del mio paese, della mia zona, eccetera, no? Poi mio padre era maestro, ho avuto qualche vantaggio rispetto agli altri, voglio dire, no? Mia nonna che parlava il dialetto mi diceva, no? È arrivato il signorino che parla l'italiano, no? Perché diceva scherzosamente, ma pensate quanto sia importante il dialetto, no? E la perdita immediata, diciamo, addirittura della comunicazione, perché la guerra del nazionalismo hanno cancellato tutto questo, hanno creato barriere, e barriere vuol dire imprevedibili, perché gli italiani si sono trovati di fronte prima a un fascismo che aveva nazionalizzato e aveva spinto dalla costa verso l'interno gli italiani con una italianizzazione forzata, sono termini brutti questi, no? E poi gli italiani, vuol dire, che dopo la guerra hanno dovuto subire il nazionalismo di Tito combinato addirittura a un'idea di comunismo, ma violento, subito dopo la guerra. E allora su queste cose, su questi aspetti, vorrei dire, questo lavoro di un uomo di scuola ci aiuta a capire di più, andare in profondità, perché noi abbiamo avuto quella capacità di ideologizzare queste vicende e di utilizzarla come si fa spesso in Italia, no? E un uso politico di queste vicende, un uso ideologico, eccetera, senza capire che dietro ci sono drammi. E drammi, voglio dire, in questo caso addirittura di un'intera area. Ci sono migliaia di italiani che sono costretti alla fuga e a rifugiarsi. E noi abbiamo dimenticato questo. E abbiamo dato rifugio, voglio dire, in forme anche diverse, perché quando pensate, Bari è stata si è riempito di campi profughi, eccetera, ma il professor Simone ci ha fatto scoprire un'altra cosa, che la prima accoglienza è avvenuta nella realtà familiare, sono le famiglie che si sono strette nella solidarietà, no? E poi anche la comunità, no? Mette in buona luce il professor Simone, ecco, la comunità di Polignano, quella di Taranto, e poi lui con grande dolcezza, voglio dire, no? Da uomo di scuola, va in profondità nel recupero di questa memoria. Però ecco, io vorrei sentire parlare lui, perché mi affascina ogni volta, c'è questo gioco tra noi due, no? Dice, ma tu sai la storia, non è vero. E la storia la conosce più in profondità questo Dionisio Simone, cioè una profondità che non è quella di chi fa il suntino di libri, di cose lette, eccetera, di solito faccio io, e noi dobbiamo anche abituarci alla testimonianza,
e poi dalla testimonianza e dalla riflessione cercare poi di esprimere un giudizio, perché i giudizi se ne esprimono tanti con grande superficialità, fermo restando però alcune questioni fondamentali, che qui stiamo parlando di cose tragiche, stiamo parlando di guerra, stiamo parlando di nazionalismo, stiamo parlando di perdite materiali ma anche immateriali. Il professor Simone si differenzia da tutti gli altri discorsi e anche da tutte le altre pubblicazioni, voglio dire, che sull'argomento sono tante, sono molte, perché lui ha messo l'accento sulle perdite immateriali, che sono anche quelle più profonde e che forse ci aiutano a capire di più non solo il passato ma anche il presente. Si dichiararono croati, aderendo al regime di Tito. Altri non vollero lasciare la terra e la casa in cui erano nati e cresciuti, perché avevano paura dell'ignoto. Numerosi, infine, sono quelli a cui le autorità jugoslave rifiutarono la possibilità di partire, specialmente nell'Istria interna e nelle isole. In precedenza, tra le associazioni dei profughi e i rimasti, che hanno sempre sostenuto di aver affrontato un calvario per aver voluto restare a parlare l'italiano nella loro terra, non c'era dialogo. Nell'ultimo ventennio i rapporti si sono gradualmente intensificati
E ora, dopo aver superato una lunga serie di conflitti, esuli e rimasti, collaborano per la tutela della minoranza linguistica italiana in Istria. Ringraziamo il dottor Pietro Permanente per la lettura veramente toccante, sottolineata anche delle note profonde di Francesco Maria Pignatale. E ora entriamo in REM, ecco, e ci rivolgiamo direttamente all'autore. Ma chi è questo Dionisio Simone? È un professore di lettere classiche, nato a Pola, profugo nel 47, che tra coloro che hanno scelto di abbandonare quella terra che non era più la loro terra e si è trasferito prima a Polignano, la terra del suo papà, e bellissime le pagine dove c'è l'accoglienza di questo nucleo, di questo popolo accogliente, che non ha fatto sentire il dolore, la sofferenza provata nell'abbandonare la propria terra. Da Polignano poi si è trasferito a Taranto, finché è tornato a Bari, dove ha vissuto con la sua famiglia, ma nel cuore è un ricordo profondo della sua terra che non si è mai cancellato, anche perché insieme nella famiglia, ma anche con altri esuli, c'è stato sempre un rapporto di amicizia, di stare insieme, di rievocazione, di calore, di ricordi, quei ricordi che riscaldano l'animo. E poi il professore cultore di lettere classiche ha insegnato sempre nei licei classici, anche a Conversano, nel nostro regio Domenico Morea, che per più di 30 anni nella nazione d'arco. Ecco, professore, la prima domanda che mi sorge spontanea: tante culture nel suo cuore, greca, latina, istriana, italiana, diciamo che comunque invece di scrivere un libro tra tutte queste culture, lei ha scelto la cultura del cuore, la cultura del sentimento, la cultura che le ha ricordato il latte materno e la terra dove è nato. Come mai? Sono veramente commosso, sono emozionatissimo. Ho apprezzato moltissimo la presentazione dei monumenti di Pola con grande professionalità, con grande abilità. Si sente, no? Da parte di Valeria Antoni, che è stata mia alunna a Conversano qualche anno fa, molto brava, molto precisa, molto documentata. Ho apprezzato moltissimo anche l'intervento del professore Uzzi, che per la sesta volta mi ha onorato. È la sesta volta che presento questo libro, in altre occasioni alla provincia, alla regione, e il professor Leuzzi è sempre stato pronto, disponibile, e i suoi interventi sono efficacissimi e sono chiari e sono puntuali. Io lo ringrazio per tutti gli elogi che mi ha fatto volte e volte. Penso di non meritarli, ne avevo scritto qui: Abent sua fata ribelli, i libri hanno un loro destino. Io avevo scritto, cioè ho scritto questo libro non con un proposito preciso. Abent sua fata ribelli vuol dire che io avevo cominciato a raccogliere. Presa Ghile e Chimienti,
dal 1993. L'esperienza dell'impresa Edile Chimienti è al servizio della clientela per lavori edili di ogni tipo. Ristrutturazioni, costruzioni, edificazioni di volte a botte, a stella e a vela, in pietra o in tufo, secondo tecniche di antichissima tradizione. Un'impresa d'eccellenza, sia nella ricostruzione e ristrutturazione, sia nell'edificazione di immobili civili, industriali e rurali. L'impresa Edile Chimienti è a Mola di Bari, in via Canudo 47, telefono 080 47 46 415. Ecco, mamma, canzoni, le parole nostre, cioè alcune parole particolari del nostro lessico familiare, non è un dialetto dell'Istro-Veneto, ce ne sono dei volumoni, è una selezione di parole, quelle legate alla nostra famiglia, parole caratteristiche. Allora avevo cominciato con mamma alcuni anni fa, poi mamma è venuta meno e avevo interrotto. Ho ripreso, ho trovato questi appunti 3 anni fa, nel cosiddetto anno horribilis, lo definisco così perché sono rimasto solo, e allora ho pensato di dedicare questo tempo, queste giornate, al recupero di quel materiale che avevo preparato con mamma e ad ampliarlo. E, come si dice, in itinere il progetto è cambiato, quindi non più solo una raccolta di parole nostre, di ricette, di canzoni, di ricordi, ma qualche cosa di più ricco. E quindi, come ha sottolineato il professor Leuzzi, c'è qualche parte relativa alla storia, alla macro storia, perché ci sono storie familiari, c'è la microstoria, ci sono ricordi, c'è a volte dell'ironia, perché è stato sottolineato che è vero, ci sono elementi tragici nel libro, però non manca quella leggerezza di cui parla Calvino, quella ironia che riesce a, come dire, stemperare la nostalgia. E allora ho pensato di modificare il piano, però al centro ci sono delle figure, a parte, ho scritto qui, il nome tutelare della famiglia era la nonna, Verbanaz Bavincic Antonia. Era nata a Pola, e Pola è stata italiana per una ventina d'anni, poco più. Il professor Leuzzi ha sottolineato che c'è stata, soprattutto lungo la costa, per millenni, Roma, Venezia, eccetera. Però l'Italia come Stato ha governato l'Istria per una ventina d'anni. Nonna, l'italiano lo masticava poco, parlava in dialetto polesano, parlava in croato. Nonna è stata quella che ci ha insegnato le preghiere. Mamma aveva impegni, era la nonna. E ho scritto qui in un italiano improbabile, cioè gli occhi misericordiosi della Santa Regina diventano misericordiosi. E dopo questo esilio mostraci Gesù, e dopo questo giglio nostro, insomma, modificava. Ed è mia sorella che mi ha ricordato questo particolare, questi occhi misericordiosi, e dopo questo giglio, se questo è il nostro Gesù. E ho paragonato a nonna al personaggio di Padre Antonio di Malavoglia, perché effettivamente ci raccontava tanti proverbi. Il principale è: il sol magna le ore, bisogna darsi da fare. Ciccio non sei per barba, cioè certe cose non vanno bene per te, perché i cicci erano personaggi dell'interno che non erano adatti alla navigazione. E poi quando alla fine, quando ci insegnava le preghiere, alla fine diceva: chi ascolta e non impara sarà punito.
del giorno del giudizio. Ho paragonato questo, sarà pentito, l'ho paragonato a quanto dice Umberto Eco: penitenziateci, no? C'è detto penitenza, è la stessa religiosità popolare, quindi ci insegnava le preghiere. Mi raccomando, imparate, chi ascolta e non impara sarà pentito nel giorno del giudizio, quindi penitenziatevi. E quindi questo aspetto quasi medievale, è qualcosa di medievale, vado così senza seguire, qualcosa di medievale. C'è un altro aspetto di nonna che riteneva di avere dei poteri. I benandanti erano un gruppo di persone che operavano in Istria, anche nel 600, 700, 800 persone, che ritenevano di avere dei poteri particolari, perché nati con la camicia. Qual era il compito di queste persone benandanti? Di spostarsi di villaggio in villaggio, di stanze sono le nostre masserie, per proteggere gli alimenti, proteggere i campi. Erano delle persone che cercavano di pacificare, di mettere, di conciliare le persone. E mia nonna diceva che il padre aveva questi poteri. Non mi ha mai detto, né a mia sorella, mai detto esplicitamente di avere, però quando avevamo qualche dolore, lei faceva dei segni di croce sulla parte che ci faceva male e recitava delle formule che dovevano essere segrete. Ecco, non so, preghiere, per me formule magiche, ecco, faceva così, però lei era molto religiosa, però c'è questo retaggio della religiosità. E quello che ho notato io, molte cose che ho trovato nei classici, a cominciare da tutti i miei video che mi hanno riportato all'esilio, per esempio leggendo le Nuvole di Aristofane si parla di pedagogia, di educazione dei giovani. Quello che dice un personaggio era quello che ci diceva nonna: tavola, non siate ingordi, non fate la corsa per prendere il ravanello più, dice Aristofane, l'anello più grosso, lasciate il posto agli adulti e grandi, rispettate il padre. E proprio questo di onorare il padre, soprattutto il padre e la madre, veramente più la madre e più matriarcato quello di nonna. Adesso vi dirò perché. Allora, rispetto per i grandi, onora il padre e la madre. Perché ho detto matriarcato? Perché io, mamma è morta pochi anni fa, le davo del lei in famiglia, noi davamo del lei a mamma e a nonna. E lei, mamma, cosa la disi? E lei, nonna, cosa l'aveva fatto? Non è un segno di distacco, anzi c'era un affetto, di rispetto, però la nonna dice, è un'educazione di altri tempi. Quello che è strano, l'ho ripetuto anche un'altra volta, papà era Cavibo, cioè papà era di Polignano Mare, era andato a Polo nel 33 per fare il militare, era rimasto lì, si era sposato. Cavibo viene dall'arabo Abib. Per i polesani, i meridionali erano cabibi, come noi diremmo, non so, insomma, era gente del sud, ecco, cabibo, è italiano, italiano. E allora, non so perché, non me l'ha detto mai nessuno, a mamma e a nonna davamo del lei, papà che era cabibo, che era di Polignano, ti e ti papà. Papà poi parlava un dialetto polesano misto di elementi polignanesi. Per rispondere alla professoressa Sara Leonardo, perché ho scritto questo? Perché, come diceva anche il professor Liuzzi, il dialetto è la prima lingua, la lingua della mamma, la lingua della nonna, e quindi c'è questo forte legame con mamma, nonna, anche con la terra. È vero che sono andato via, avevo poco più di 6 anni,
però certe cose le ricordo, però che strano, la memoria è selettiva, alcune cose le ricordo benissimo, per esempio l'episodio che è stato citato prima del rifugio, ricordo bene che cosa, che non riuscimmo a raggiungere il nostro rifugio, perché c'era con noi nonna, che aveva 70 anni, mi sono ricordo, e lei disse, andè, lasciami qua, lasciatemi qua, no, mia nonna disse, non ti lasciamo, e ci rifugiamo in questa stalla e il rifugio fu proprio sventrato dalla bomba. E quindi questa presenza della nonna è importante perché altri istriani non sono partiti perché avevano i genitori anziani, genitori che non si potevano muovere, non volevano lasciare le loro terre. Invece mia nonna, anche se anziana, poverino, sofferto tanto, ha voluto seguire la figlia, dove che ti va ti venderò anche il mio. E noi siamo andati via perché si parlava prima di esuli e di rimasti, e gli esuli siamo noi che abbiamo scelto di andare via perché non condividevamo la dittatura comunista. Ha detto il professor Leuzzi che è vero, c'è stata prima la politica sbagliata del fascismo, poi ci sono stati i chitini, foibe, però era un comunismo nazionalista, un comunismo terribile che ha costretto i non, quelli che non accettavano quella dittatura ad andare via. C'era la paura, quello che ci ha costretti ad andare via è stata la paura. E c'è un episodio importantissimo nella storia di Pola. Il 18 agosto del 1946 c'è stata la strage di Vergarolla e, dicono gli storici, la prima delle tante stragi che caratterizza la storia d'Italia. Si sa, si pensa che i mandanti siano stati i chitini, i jugoslavi, ma non ci sono i documenti, non ci sono le prove. Bisogna dire che nel 1945 l'Istria è stata invasa dalle truppe jugoslave. Sono arrivate a Trieste prima dei neozelandesi e poi qualche giorno dopo a Pola. Ma che cosa è successo? Che gli inglesi hanno obbligato Tito a lasciare sia Trieste che Pola, e Tito però ha occupato tutta la Jugoslavia. Pola formava una enclave dove per due anni fino al 47 ci sono stati gli inglesi, gli alleati, e quindi noi siamo stati relativamente protetti dagli inglesi. Tant'è vero che quando siamo andati via, mentre chi abitava nell'Istria ha potuto portare con sé solo pochi beni personali, solo per qualche valigia, sono stati perquisiti. Noi, proprio perché stavamo a Pola, che era amministrata dagli inglesi, abbiamo potuto portare solo i numeri sono rimasti della casa. Tant'è vero che quando siamo tornati, sono tornato qualche anno fa, mi pare che la casa era saccheggiata, abbiamo portato via, diciamo, le porte, le finestre. Avevamo i motori nell'orto, tubi, il carro, l'asino. L'asino raccontava papà che noi siamo partiti da Pola con questa nave toscana che faceva la spola Pola-Ancona e poi anche Pola-Trieste. Invece papà con la nave da carico che ha portato tutte le masserizie a Brindisi. E raccontava che avevano, si dice, bragare, avevano sollevato questo asinello, l'avevano portato in alto. Questo asinello, in particolare, che è stato detto, non era molto, diciamo, buono, male, religioso, quello che vogliamo, però l'asino era un po', come tutti gli asini, era un po' svogliato. Allora nonna non voleva percuoterlo, che fa male. Allora con la punta del bastone lo pungolava, ho detto non vi dico dove, secondo me meglio così. E quindi noi abbiamo potuto portare via tutto.
E siamo stati fortunati, non solo per questo, mi sottolinea il professor Luzzi, siamo stati accolti dai nostri parenti che hanno diviso con noi quel poco che avevano, perché nel dopoguerra era triste, quindi noi non siamo stati mica troppi, anche se diciamo i disagi ci sono stati. Per tornare a vedere questa strage, ancora non si sa con esattezza il numero delle vittime, almeno 80 sicure, altri corpi sono stati ridotti a brandelli, difficilissimo quantificare, moltissimi feriti. Che cosa era successo? Vergarolla era una spiaggia molto distante da Pola, era il giorno dopo Ferragosto, tutte le famiglie al mare, sulla riva c'erano una trentina di bombe di profondità che erano state disinnescate, quindi erano innocue, ci giocavano i bambini sopra. Evidentemente c'è stato un piano preciso, durante la notte avranno rimesso i detonatori e alle 2 di pomeriggio c'è stata un'esplosione terribile. Ecco, io ero lì presente. Un altro miracolo, il primo miracolo quello del rifugio, ci siamo salvati. L'altro, mia sorella e io stavamo lì a Vergarolla, ma grazie al cielo ci siamo salvati. Invece ho conosciuto tante persone, parte hanno perso figli, fratelli, eccetera. Però ecco, volevo dire questo, che di questa strage, io di quel giorno, io non ricordo niente. Eppure ho letto, ho visto, ci sono documentari, l'esplosione è stata terribile, 30 bombe in profondità, fumo, non lo so, penso, come hanno detto nel libro, penso che ci trovassimo in barca, che fossimo usciti al largo, e quindi però certamente la memoria avrà cancellato questo evento. Io ricordo però quello che raccontavano i miei, avendo saputo, informati della strage, mamma e papà, come pazzi, come disperati, correvano da un ospedale all'altro per avere notizie, poi invece finalmente gli amici con cui eravamo stati al mare ci riportarono a casa. Quindi è un libro questo che parte, dicevamo, da questo progetto, questa idea di mamma di raccogliere parole, di raccogliere ricette, di raccogliere filastrocche, che poi è diventato, io ho definito una specie di enciclopedia popolare, enciclopedia personale, il professor Leuzzi lo ha definito una ricerca antropologica nella sua recensione, altri hanno detto un dizionario narrativo, è un'opera sui generis in cui c'è un po' di tutto. Per usare un termine latino, è un farrago, una miscolanza, lo diceva Giovinale, però dove c'è tutto quello che è relativo agli uomini, ai sentimenti, pagina nostra, uomini di sapi, c'è stato umanità, sentimenti, nostalgia, ironia, scherzo, c'è un po' di tutto. Uno magari, come diceva il professor Luzzi, molti di questi testi sull'esodo raccontano solo storie tragiche di foibe, di torture, di privazione. Noi, grazie al cielo, io papà e mamma parlavano di persone vissute che di sera venivano, bussavano, li prendevano, sparivano. Qualcosa del genere che è capitato a papà. Una sera bussarono: Vito, te veniamo a ciò, verremo a prenderti. Ecco, era l'intimidazione, ve ne dovete andare se non volete fare questa fine. Ecco, per fortuna non ci sono eventi così tragici come in altri testi, però ecco, l'abbandono della casa, della terra, dei parenti, questo
ecco, sradicarsi da un contesto, perdere il contatto con gli altri polisani, gli altri cristiani. Si diceva, noi parliamo, ecco, parliamo il dialetto, noi lo parlavamo sempre in famiglia. Mia sorella, anche lei è insegnante, ma ogni quanto parliamo di Leopardi, di Catullo, di Biovidio, di... e ti costi ha letto, costi ha fatto, cioè noi parliamo sempre così, e la nostra, ecco le parole nostre, e la lingua, benissimo, la lingua del cuore, che è anche il mezzo, diciamo il veicolo che è usato per esporre queste cose. Certo, ho riprodotto, non so, per scherzo, paragonandomi al padre Eneas, profugus, uno scherzo, dice adesso devo scrivere una Simoneide, e allora prendendo i versi di Virgilio invece che erano di Runque Canò, un attimo soltanto, dico sì, cioè, diciamo, quindi a un certo punto avevo pensato, ma è chiaro uno scherzo, di scrivere una Simoneide, perché mi sentivo come il padre Eneas, un profugus, profugus fatto per volere del fatto. Vitam Simonis Canò polè qui puera boris, apuliam fatto profugus, Varentia quaventi litora, ut plus Eneas, prendendo, prendendo l'inizio dell'Eneia, dell'Ovidio Canò, ho sostituito qualche cosa, però poi sempre scherzando, dico, ma mia sorella, ma dici, mi dice, ara che mona, mona è un termine, voi penso che lo sappiate, che cretino, ecco, che idiota, ara che mona, perché... che cosa vabbè, voglio dire, uno scherzo, e sempre qui a questo punto dico profugo, sì, ma profugo è una condizione strana, è una, si resta profugi per tutta la vita, si è profugi nell'anima. Io posso dire che a trovarci o visitate il sito www.easycarauto.it. Easy Car, rivenditore autorizzato Hyundai e plurimarche, nuovo e usato, via Marconi 15 a Mola. Viaggiate sicuri, viaggiate Hyundai Easy Car. Né a Polignano, appena arrivati a Polignano, delle mie frasi storiche, sono due le mie frasi storiche. Una è oggi vuol dire che il secondo o terzo giorno di scuola, tornato a casa, noi andavamo a piedi, quella di San, non c'era la scuola bus, non c'era niente, da lontano, mamma, mamma, oggi, che cosa avevamo fatto? Le aste, quindi questo entusiasmo, questa voglia di imparare, di apprendere. L'altra frase storica, non so, diciamo così, arrivati a Polignano, io dissi, mamma, qua chi parla per Tresso? Parlano di traverso, parlano in modo strano, parlano in maniera insolita, quindi è stato messo in rilievo anche da altri che c'è questo bambino, questo sradicato dal proprio contesto, questo contatto con un mondo diverso anche dal punto di vista linguistico. Io ho scritto qua che il dialetto di Polignano è un dialetto ricco di gutturali. Per esempio a Polignano il sole usaug, il cielo ucig, la luna ageon, la parola, il verbum latino, il logos greco aparaug. Quindi immaginate gente che viene dal nord, un stroveneto, il veneto è una lingua così melodioso, che si trova di fronte a questi, in questo ambiente che sente, è stato un trauma per noi, ma per nonna, per mamma, anche perché siamo stati accolti bene, però bisogna tenere conto che era il 47, Polignano non era
anche oggi, e c'era nei confronti dei forestieri dei pregiudizi, e quindi mamma era giudicata un po' diversa, guidava la Lambretta, indossava la pantaloni, era di essere le donne di Polignano, con faccialetto in testa, ecco. Ecco, e poi un altro particolare, per esempio, la scuola, la mia prima scuola a Polignano, perché ho cominciato la prima elementare a Pola, nell'istituto Francesco Petrarca, e avrò frequentato fino a gennaio del 47, poi siamo andati via. Nel primo anno, mi ricordo, avrò fatto forse qualche mese, ad ogni modo ho fatto 2 anni in una scuola rurale sulla Polignano Castellana, la Casello Cavuzzi. Era una pluriclasse, una stanzetta con pochi ragazzi. E avevamo un solo vocabolario sussidiario, e quindi è una scuola diversissima dalla grande scuola di Polo, Francesco Petrarca, dove aveva frequentato anche mia madre, dove è una scuola famosa, una scuola molto bella. Però poi dopo passai a Polignano, e dico solo questo particolare: dopo essere stato 2 anni in questa scuola pluriclasse a Breste, ho frequentato la scuola, mi pare si chiama adesso San Giovanni Bosco, molto bello, molto grande, vicino alla stazione. Il maestro era il sindaco di Polignano, che un giorno disse a mamma: i primi giorni di scuola questo bambino mi sembrava incantato, vuol dire imbambolato, poco, non so, che non capisce molto, poco partecipe. Invece era soltanto un dialetto spaurito, spaventato, cioè partendo da quella piccola scuola Greste in una grande scuola di Polignano, 30-35, non so quando, con il maestro come sindaco, e quindi ero disorientato. Invece lui all'inizio pensava che fossi un po' di cervello, però poi l'ho incontrato diversi anni dopo, diventò direttore, dice: ti auguro, vabbè, poi un grande stile di me, ti auguro non diventare ministro della pubblica istruzione, perché era il periodo in cui duravano 7-8 mesi i governi, no? Ti auguro di diventare direttore generale della pubblica istruzione. Io non ho fatto niente di questo, ho insegnato 45 anni, sono tanti, ho chiesto di restare anche dopo 65, e la parte più importante è stata dedicata sia al latino greco, Conversano e Bari, e ho cercato nel libro di vedere un po', di stabilire qualche contatto tra la mia lingua, alcuni vocaboli, gli autori. Per esempio, come si dice in polesano, calzolaio, caliger, da caligola, caliga, cioè conserva il dialetto, alcuni latinismi che in italiano non ci sono più, quindi il caliger era il calzolaio che faceva la caliga, le calige, questi chiamiamo gli stivaletti, che è usato anche caligola. Ci sarebbe, io poi avevamo una professoressa stabilito che ci sarebbe stato un dialogo, però forse non so, male, perché poi ci sono tante altre, ma forse. Diciamo che
il professore si è fatto prendere dalla commozione, ma subito dopo si è fatto prendere al suo cuore e ha parlato col cuore. Il parallelo tra le altre culture, voi avete visto come non ci siamo sentiti vicini, i proverbi che le nostre nonne ci hanno detto, la nonna del professore, io me la sono vista vicina alle nostre nonne, nonne che ci sono state sempre vicine, ci hanno fatto da guida, la doppia mamma. E poi la cosa più bella, diciamo che la nonna diventa veramente la figura di raccordo nella famiglia e anche di legame. Poi ancora molto bello è stato anche il parallelo, il dialetto fondamentale. E io mi sono rivista parlare in dialetto con nonna, con papà, con mamma, e si crea un legame speciale, un legame. Anche noi nelle nostre famiglie usavamo dire, davamo del lei o del voi, signore, diciamo noi nel sud. E ancora anche noi, alcune delle nostre nonne, non mia nonna, quando i nostri bambini o noi stessi avevamo dei dolori di pancia, i vermi, andavamo da queste donne che con delle formule speciali, ma che guai, guai, e io mi sono rivista, quindi ecco, i popoli tra di loro che si uniscono. Ecco, invitiamo Pietro Barbanetti a leggere proprio alcuni brani, uno di l'altro, le donne, sì, sì, le donne, Polignano e poi Joyce. Tre donne intorno al porto mi sono venute. Nella preparazione di quest'opera, tre donne intorno al porto mi sono venute, le donne che ora non ci sono più, nonna, Antonia Berba Nazapapicic, a cui si devono tante piccole frasi e proverbi qui riportate. Mamma, Gisella Kerr, in un'estate ormai lontana, mi suggerì soprattutto ricette e testi di canzoni. E Dina, la mia metà, anche se del buon esame sapeva solo due parole, che però mi vedeva spesso divertita, freschin e intimera. A proposito della metà di ciascuno di noi, nel simposio di Platone, il comico Aristotele, intervenendo nel dialogo, racconta una storia curva. Secondo Aristotele, originariamente, l'uomo era androgino, aveva una forma rotonda, simbolo della perfezione e della completezza, che racchiudeva una parte maschile ed una femminile. Poi Zeus, invidioso, lo divise in due, separando il sesso maschile da quello femminile. Quando l'uomo fu tagliato in due, ciascuna metà aveva nostalgia dell'altra. L'eros è la ricerca dell'altra metà di noi stessi, quella metà che abbiamo perduto. Fin qui va tutto bene, ma mi sembrava strano che Platone non avesse previsto la morte di una metà, che per sua natura l'uomo è tenetos, mortale, è solo una divinità, e Atanatos, immortale. Ed ecco che quasi tra parentesi il filosofo fa dire ad Aristotele che se una delle due metà moriva e l'altra sopravviveva, quest'ultima cercava l'altra metà. Adesso è tutto chiaro. Ognuno di noi cerca la propria metà e se la perde ne ricerca un'altra, perché tutti abbiamo bisogno di vivere insieme con qualcuno che ci completi, che condivida le nostre gioie e i nostri dolori. Io, la mia metà, per ricostituire l'unità originaria, l'avevo trovata tanti anni fa. E non so se ne cercherò un'altra, una nuova metà. Joyce. A Pola è stata dedicata a Joyce una statua di bronzo per ricordare il breve periodo tra il 1904 e il 1905 che lo scrittore trascorse nella città come docente di inglese prima di trasferirsi a Trieste. La statua, che lo ritrae seduto con in testa un cappello a larghe tese, si trova vicino all'arco di Sergi,
davanti al Park Ulix, che sorge dove un tempo era la sede della Berwick School in cui Joyce insegnò. Ed è un invito questo per i turisti a scattare foto o a farsi ritrarre seduti sulle sue ginocchia. Qualche anno fa, durante una gita scolastica, lo fecero le mie alunne, che avevano appena studiato l'inglese di Berners. Quest'anno è stata la volta della mia nipote Bianca. Ho riletto in questi giorni il racconto Clay, Polvere, scritto da Joyce proprio a Pola nel 1904. È un testo malinconico, ricco di allusioni e di simboli, come del resto quasi tutti gli altri racconti di gente di Dublino, ambientato nel mondo delle lavandaie. Maria, la protagonista, addetta ai pentoloni di una lavanderia, per alcuni aspetti mi ha fatto pensare a nonna. Maria era proprio una donnina piccina piccina, ma aveva il naso molto lungo e altrettanto poteva dirsi del mento. La mandavano a chiamare tutte le volte che le donne litigavano per i mastelli e lei riusciva sempre a mettere pace. Anche nonna, con gli anni, si era incurvata, era diventata piccina, quasi come Maria, ma non aveva il naso e il mento così pronunciato, proprio no. Quella sera, alla vigilia di Ogni Santi, la notte dei morti, Maria andava a casa di Joe, che lei aveva cresciuto insieme con il fratello Harvey, ritenendo che fosse il momento giunto per mettere una parola buona fra Alfie e il fratello e ristabilire così la pace e la concordia tra i due, che non si parlavano più ed erano sempre in lotta. Oltre ai tratti fisici, alla borsetta che portava sempre con sé quando usciva, soprattutto per andare a messa, anche la nonna riteneva di avere dei poteri speciali che le aveva trasmesso il padre, nato con la camicia. E come una vedandante istriana, Maria va nella notte di Halloween a casa di Joe per convincerlo a riconciliarsi con il fratello Harry. Ma non riesce in questo suo intento. I suoi poteri carismatici non si dimostrarono efficaci fuori del suo ambiente. Forse era così anche per nonna. Cumignano. Ecco com'era diventato sulla bocca di nonna il paese di Cumignano, il paese di origine di papà, il paese che ci ha accolti dopo la nostra partenza da Pola, dove siamo rimasti per quasi 10 anni prima di trasferirci a Taranto, dove avevamo i parenti, dove in seguito ci siamo fatti diversi amici, anche se il primo impatto non è stato facile per nessuno di noi, grandi e piccoli, data la mentalità piuttosto limitata della gente di allora, chiusa alle novità e diffidente verso i forestieri. Chi ha sofferto di più all'inizio è stata mamma, che ha dovuto lottare contro i pregiudizi di persone che non riuscivano a giustificare il suo modo di vestirsi e di comportarsi. Indossava gonne, pantaloni, gli dava la lambretta, ritenuto questo piuttosto libero, seppur paragonato a quello che le donne del posto. Polignano, nel dopoguerra, era un piccolo centro abitato prevalentemente da pescatori e contadini. Non era il paese di Modugno, una località turistica conosciuta in quasi tutto il mondo per la bellezza del suo mare, delle sue scogliere, delle grotte, ma soprattutto per aver dato i natali al cantautore, originale interprete e innovatore della canzone italiana. Una scuola rurale cui classe, incontrata a Casello Cavuzzi, è stata a Polignano la mia prima scuola di profugo. Andavamo in bicicletta, guidava Enza, mia sorella, mentre io ero seduto dietro di lei, su un piccolo e scomodo portapacchi. I compagni di scuola non potevano vederci perché eravamo forestieri e ci facevano il dispetto. Ci mettevano le pietre di traverso sulla strada per farci cadere o ce le tiravano dietro. Per aiutare Enza a pedalare con più forza, le facevo pressione sulle ginocchia e intanto mi prendevo i pugni sulla schiena. Nella cartella, io che la leggevo io, avevamo un sussidiario unico,
e 2 libri di lettura. Penso che sinceramente tutti ci siamo calati nell'atmosfera del libro, che adesso sarà ancora più messa a fuoco dalla lettura bioivoca del professor Pietro Barbanitte e del professor Simone Dionisio. Esodo, o mia bella patria che non potrò mai dimenticare. Sono alcuni passi di una poesia, Esodo di Anonimo, in dialetto polesano. Io leggerò il testo in dialetto.
Le revisioni effettua la pre-revisione gratuita e la revisione a tutti i veicoli con portata massima di 35 quintali. Auto, moto, quad, ciclomotori, motocarri. Prenotali allo 080 474 49 89 o chiama il 340 94 84 158. Nuovo centro revisioni di Palazzo Giovanni, via Martiri di Marzabotto 2, alla Sciala delle Cozze, a Mola di Bari. L'esodo viene... con poche parole si rappresenta quella che è la condizione della città in quei giorni in cui tutti si preparavano per partire, e quindi c'era il leitmotiv, si dice, il filo conduttore era un battere di martelli, perché tutti imballavano le proprie cose, e ho letto che addirittura si potevano comprare solo 300 grammi di chiodi, erano richiestissimi perché bisognava fare presto. Allora, le strade, le piazze, dei colpi rimbomba. Le strade e le piazze rimbombano i colpi. I pochi che passa in dei vicoli stretti, ai pochi passanti negli stretti vicoli. Vicoli. Le recce che stroppa i tantan maledetti. Tappano le orecchie di tantan maledetti. Le casse inchiodate, finestre sprangate. Delle casse inchiodate, delle finestre sprangate. Sbarati anche in scuri di quei vecchi muri. Sono sbarrate anche le persiane per quei vecchi muri. Se ingruma le strasse, careghe e sgabei, con noi credenze. Si radunano gli stracci, sedi e sgabelli, con noi e credenze. Sorelle e fratelli, portate solo la roba, se il carro che aspetta. Sorelle e fratelli, portate giù ogni cosa, c'è il carro che aspetta. Tra poco riparti la vecchia carretta. Tra poco riparte la vecchia carretta. La porta la gente in terra lontana. Porta la gente in terra lontana. Sta grossa batana di nome Toscana. Questa grossa barca di nome Toscana. Come sardelle stivate sul ponte, stivati come sardine sul ponte, con gli occhi gonfi delle lacrime sconte, con gli occhi gonfi.